Il caffè! Ecco il caffè. Meno male che c'è Potti in questa casa. Ma veramente meno male che ci sto io in questa casa, sennò... Senti, ma questo golf? È tuo? Ma... sta meglio a te. Chi mi porta a scuola? Papà. E a prendermi chi viene? La mamma. No, la nonna. Perché io ho la riunione di ex allievi. Che tristezza. No, perché? Sono quasi curiosa, guarda. È bello, è anche bello, ma... è un po' triste, no? Rivedere le stesse persone dopo tanto tempo. Magari trasformate, sembra che è passato quello degli effetti speciali. Loro? Loro, solo loro. Senti, tu invece? Com'è che oggi entri alla seconda ora? Ma io non entro alla seconda ora. È tardissimo, è tardissimo. Prego. E tu? Ti stai preparando per domani? Sei pronta? Pronta per cosa? Domani è il gran giorno, c'è la finale del torneo di calcetto. Ah, sì, con mamma abbiamo fatto pure lo striscione. Davvero? Che carine. Senti, e che ci avete scritto? L'importante è partecipare. È stata un'idea di mamma. Ha detto, non diamogli false speranze, sennò poi se perde chi lo regge. Ha detto proprio così, se perde chi lo regge. Tanto non perdo, non ti preoccupare, non perderò. Anche se l'importante è partecipare. Certo, però meglio vincere. Oddio. No, dai, non ci credo. Buongiorno a tutti. Buongiorno. Buongiorno. Oddio, speriamo che non se ne accorga. Marchese, invece di bofonchiare, perché non chiudi le finestre? Che fa un freddo. Io le chiudo, prof, però glielo sconsiglio. Allora, vediamo. C'è qualche volontario? Immaginavo, domanda inutile. Allora, vediamo, scelgo io. Antonescu. Mi dispiace, prof, ma non posso. Come non puoi? Che cosa vuol dire, scusa? Prof, vengo io. Ma che c'entri tu? L'ho chiesta lei. Verrai tu quando chiamerò te. Dai, Alina, non farla lunga. Su, dai. Ragazzi, siete tutti malati. Non ho capito. No, ho preso un po' freddo. Ragazzi, che cosa c'è? Prof, o gli cambiamo il pannolino o apriamo le finestre, perché così si muore. Chi è questo bambino? Mamma è a Bucarest per operarsi e mio padre fa il meccanico in un'officina. Ci devo badare io e mio fratello, Radu. Ma io non volevo mancare scuola e così l'ho portato. Non dà mica fastidio, prof, è solo che oggi ha un po' di mal di pancia. Poi non se n'era accorto nessuno, prof, neanche lei. No, scusate. Da quanto tempo... Radu, vero? Radu. Radu assiste alle lezioni? Da quanto tempo, eh? 10 giorni. Ah. Voi siete pazzi. Voi siete pazzi. Che cosa facciamo? Che cosa facciamo? Eh? Può far finta di non averlo visto, prof. Ma cosa dici? Cosa dici? Sarebbe anche una vigliaccata, tra l'altro. Voi siete... Ragazzi, voi siete... Voi siete... Io... Calma. Cerchiamo di stare calmi, allora. Dunque... direi che Radu può assistere alle lezioni come auditore libero. Bravo! Purché si aprano le finestre, perché qui non si respira. Bravo! Ecco di chi era quel ciuccio che ho trovato settimana scorsa per terra. Vabbè, ma come facciamo a nascondere un neonato in classe? Basta non dirlo alla preside. Ti va il caffè? Lo preparo. Allora si va? Sei pronta? Io mi sa che do forfè. Non lo so, ma l'idea di rivedere tutti gli ex compagni di scuola mi fa sentire ancora più vecchia. Peccato però. Virginia ci resterà male non vedendoti. Virginia?
Ma scusa, quale Virginia, mica... Proprio lei, Virginia De Carolis, la tua compagna di banco del liceo. Però, se non vuoi venire... Quindi l'hai incontrata e ti ha chiesto di me? Era elettrizzata l'idea di rivederti. Ma da quanto tempo è tornata a vivere a Roma? Boh, però so che si sta separando. Il marito è un banchiere ricco sfondato, solo di alimenti le darà un capitale. Vabbè, e altri scoop? No, il bollettino notizie me lo dà mio cugino. Oh. Ai tempi del liceo era pazzo di Virginia. Anzi, lui sostiene pure di averci avuto una storia. Sì, vabbè, non ci credo. A me risulta che Virginia, dopo la maturità, sia volata a Cambridge con uno che era decisamente più bello, più simpatico, più intelligente e molto più ricco di mio cugino. Possiamo darle torto? Direi proprio di no. No, non ci crederò mai. Grazie. Prego, signore. Grazie. Prego. Tu non hai idea di quanto sono contenta di vederti. Anch'io. Non lo puoi sapere. Quando me l'ha detto Wanda questa mattina. Ma dov'è Wanda? Wanda, non lo so, era... E così gli ho detto di no. Oddio, non ti girare, non ti girare. Non sai che ho visto. Che hai visto? Il povero Grassetti. Oddio, Grassetti. Che tristezza, che piatto. L'unica cosa che mi succede. Camilla, Virginia. Che facciamo? Sta venendo verso di noi. Scappiamo, scappiamo, forza, via. Scappiamo, forza, vieni, via, via, via. Camilla? Virginia? Oddio, che incubo. Ma quante corse abbiamo fatto per seminarlo, quello lì? Quanto ci siamo divertite. È stato il periodo più bello. Sì. Non c'è più niente qui dentro comunque, eh? È vuoto, l'ideale per un brindisi a Grassetti. Certo che anche tu, appena ti ritrovo, che devi scappare via dall'avvocato civilista, uffa. Lo so, mi dispiace, ma è il mio salvagente. Poi anche un principe del foro. Oh, beh, Ubi Maior. Però cerchiamo di vederci presto, non fra un secolo. Perché non facciamo domani sera a cena da me? La sera cena è un po' troppo compromettente. A pranzo, magari. Ok, però senza mariti, figli, cani e altro. Mm? Se no, che incontro romantico è, scusa. A domani. Mm. Me lo posi tu, per favore, che sono di corsa. Grazie, grazie. Ciao. Ciao. Ma ha sempre chiesto dei favori. Sempre. No, che per una volta che ti avevo chiesto di fare una cosa che faceva piacere a me... Amore, mi dispiace, ti ho già chiesto scusa. Mi sono dimenticata, non l'ho fatto apposta, dai. E vabbè, come ti sei dimenticata, io te l'ho ricordato. Chiami Virginia e le dici che avevi un altro impegno. Ma come faccio? Quella ha già preparato il pranzo, dai, è una cafonata, eh. Ah, quella è una cafonata, invece... Vabbè. La verità sai qual è? Che a te devi venire alla partita, proprio non t'andava. Non è vero, non è assolutamente vero. Papà, sono pronta. Andiamo, dai, Livietta, se no facciamo pure tardi qui. Amore, ti prometto che la prossima partita io sarò in prima fila, eh? Forse non l'hai capito. Non so se ci sarà una prossima partita, questa è una finale. Vabbè, è l'ultima finale della tua vita. Della mia vita spero di no. Ma forse poteva essere l'ultima occasione di vedermi vincere. Signora Baudino? Sì. La signora Virginia la sta aspettando. Faccio strada, prego. Grazie. Pensa che quando ho incontrato Simone la prima volta, io ero una studentessa che aveva da poco smesso di studiare, invece lui era già un banchiere affermato. Beh, ha un'aria un po' severa, ma è più grande di te. Me lo sono preso un po' anziano? No, è che mi sentivo molto rassicurata dalla sua saggezza, esperienza, anche dalla sua ricchezza. Beh, vabbè, ma anche tuo padre in quanto a ricchezza... No, guarda che quando ho incontrato Simone, mio padre non aveva quasi più nulla, bancarotta. No, mi dispiace. E poi? E poi cosa? Le cose belle o quelle brutte? Prima di pranzo solo cose belle. E è nato Tommaso, mio figlio. Che sarà naturalmente un bambino bellissimo. Bambino proprio no, però bellissimo, sì. E quanti anni ha questo bambino? 22. Cavolo, passa il tempo, eh? Avevi detto che non avremmo parlato di cose brutte. E cosa ha fatto Tommaso? Studia? Anche, però, la passione per la fotografia. Quella l'ha fatta lui, pensa. E quello lì chi è? Bello, eh? Edoardo Sovena. Ma è un bello impossibile o un bello possibile? No, non pensare male, perché è il mio migliore amico, quindi... Siamo sicuri? Sicuri, anche perché io con gli uomini ho chiuso. Ma non dire fesserie, hai chiuso con gli uomini, dai. Chiedo scusa, signora. C'è il signor Filippo al telefono per lei. L'avevi chiuso con gli uomini? È il figlio di mio marito e di Ornella, la sua prima moglie.
Arrivo subito, eh? È severo eppure un po' antipatico. Cos'è successo? Mio marito non risponde al telefono e la luce dello studio è accesa. Io sono l'unica che ha le chiavi di casa. Mi dispiace che me la dobbiamo andare. Ti accompagno. Poi Simone ha cominciato ad avere sbalzi d'umore improvvisi e così. Beh, oddio, anche Renzo quando gioca a calcetto ha di quegli sbalzi d'umore che... Ma io a un certo punto non ce l'ho fatta più a subire. Era diventato un inferno. Alla fine mi sono decisa e ho chiesto la separazione. E lui? Quando un matrimonio va in pezzi la colpa non è mai di uno solo. Non fare mai il mio errore, Camilla. Chiarisci sempre tutto. Libera, dai, passa! Qui, dai, qui! Ci facciamo vedere? Guarda! Marca, marca! A me! Bloccalo! Uomo, uomo! Vai su di lui! Lasciami! Forza, papà, dai! Dai! Vai, Renzo, lo tiro io. Il prossimo, dai. Il prossimo. Quella è Ornella, la prima moglie di Simone. E quello è Filippo, il loro unico figlio. Quello che mi ha chiamata prima. Simone li ha lasciati 20 anni fa per mettersi con me. Ah beh, allora gli sarai molto simpatica. Mi odiano, ma non ti mangeranno, vedrai. Vieni. No, devo fare una telefonata. Allora ti lascio le chiavi. Sì, sempre che trovi il telefono. Ciao Filippo. Buongiorno. 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 Vogliamo salire? Va bene. Certo. Vai Renzo! L'ha mancato, visto? Pronto? Pronto, Livietta, amore, sono io. Papà si è appena mangiato un rigore. Come papà si è appena mangiato un rigore? Proprio così, che figura. Vabbè, dai, ma la partita è appena cominciata, eh. La vedo male, non credo che ce la faremo a vincere. La vedi male? Ma no, dai, devi essere un po' più positiva. Senti, piuttosto, dia papà che non si deve preoccupare. Pronto? 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 È caduta la linea. Virginia, cos'è successo? Allora? Quando è che parliamo un po' di vacanze? Quali vacanze? Le nostre. Anche un commissario dell'omicidio avrà pur diritto a un po' di ferie, no? Guarda. Ecco qua. Mauritius, Maldive, Caraibi. Forse sono un po' scontate. E se no ci sarebbero le Chagos, si dice così, no? Chagos. Allora, isole tropico-equatoriali, sabbia finissima, manghi, papaya e conchiglie giganti. Le conchiglie giganti. Ecco, per una volta che mi prendo la pausa pranzo un po' più lunga, mi chiamano subito. E io sarei la tua pausa pranzo? No, tu sei una ragazza meravigliosa con la quale vale la pena allungare la pausa pranzo. Devo prenderla come una cosa carina? Berardi? Commissario, siete voi? Certo che sono io. È mezz'ora che chiamo e è sempre spento. Ma dove state? In ufficio? Dottore, invece di farmi l'interrogatorio, mi dici cosa è successo? Hanno trovato un cadavere in piazza Farnese e pare che sia un omicidio. Che faccio? Vi mando una macchina? Dove state? No, non mi serve una macchina. A piazza Farnese ci arriva a piedi, 5 minuti anche meno. Scommettiamo che in 5 minuti non ci arrivate. Dottore, non ti conviene scommettere, sono praticamente qua. A più tardi. No, a subito. Ma adesso ti inseguono fin sotto casa? Sì. Devi proprio andare. È un'emergenza. È un'emergenza.
Michele Gaetano. Che cosa c'è andato a fare a casa di Bettina? Commissario. No. Poteva averla lasciata accesa per distrazione. Ma lei ha subito pensato a qualcosa di grave. Perché? Perché avevamo un appuntamento e non si è presentato. E non le è venuto in mente, non so, un problema di traffico, che ne so, un contrattempo? Il mio ex marito era un uomo molto preciso e metodico, ispettore. Con lui non esistevano contrattempi. Signora De Carolis, lei conferma le dichiarazioni dei signori? Chiudi quella porta. Camilla. Oh, Gaetano. A me non sembri sorpresa di vedermi. Ma infatti non lo sono. Cioè, che vuoi dire, scusa? Dico che è normale che un commissario arrivi sulla scena del crimine. Si dice così nei film, vero? Ah, sì, sì, ma che fai adesso? Arrivi prima di me? No, ho accompagnato un'amica. Sai, io ho tante amiche. Hai tante amiche? E questa tua amica è una parente della vittima? È la moglie, purtroppo. Ma tu come mai sei arrivato così tardi? Perché t'han cercato tanto. Anche al cellulare non rispondevi. Guarda, c'è un'urgenza da risolvere, una cosa imbarazzante che non ti dico. Sì. Non è che nell'urgenza hai fatto un po' di macello con questi bottoni? Io e te prima o poi dobbiamo parlare molto seriamente, eh? Quando vuoi. È terribile. Tu sei sotto shock per quello che ti è successo. E loro ti seppelliscono sotto una montagna di domande. Che cosa ti hanno chiesto? Si conferma il racconto di Filippo. In che rapporti ero con Simone, da quanto tempo era che non lo vedevo. E tu? Gli ho detto che erano 6 mesi che eravamo separati e che non lo vedevo da almeno 3 settimane. La verità. La verità è sempre la cosa migliore. Scusa Camilla, ti sto rovinando la giornata, scusami. Mi hanno chiesto di andare in questura, io non ce la faccio a guidare i miei compagni, per favore. Ma certo. Non ti lascio da sola. Grazie. Gaetano? Sì? Era finito sotto al letto. Ah, grazie. Hai capito perché il telefono non prendeva? Ho capito, sì. Ma è morto qualcuno nel palazzo? Un banchiere al primo piano. Simone Chiorino. Ah, lo conoscevi? Ma quella non è Camilla? A giudicare da come guida direi di sì. Beh, non è la sua macchina, deve prenderci un po' la mano. Quindi è gestendo il denaro della prima moglie che suo marito si era fatto una posizione. All'inizio, sì. Ha idea di chi potesse volere la sua morte? Non lo so, anche perché negli ultimi tempi i nostri rapporti si erano interrotti e noi comunicavamo solo attraverso gli avvocati, quindi... È vero che suo marito, nell'attesa della causa di separazione, le aveva revocato la firma su tutti i suoi conti? Sì. Lei, signora, ha altre fonti di sussistenza su cui poter contare? Un lavoro, una proprietà? No. Quindi dipendeva interamente da suo marito? Tutte le proprietà e i conti erano intestati a lui, come ho già detto prima alla sua assistente. Dov'era la sera del delitto, signora De Carolis? Ero a casa, avevo una forte emicrania e non sono uscita per tutta la sera. Suo figlio Tommaso vive con lei? La signora ha dichiarato che quella sera il figlio lavorava. E fatalità, il cameriere ci aveva il suo giorno libero. Capisco. Si ricorda di aver fatto qualche telefonata o di averne ricevute quella sera? No, gliel'ho detto. Io stavo male, sono andata a dormire e basta. Quindi lei mi sta dicendo che non c'è nessuno che possa confermare il suo alibi? È così, signora De Carolis? No, nessuno. Via, buona, Potti, via. Fermo, Potti, non lo vedi che papà è ferito? Non sono ferito, sono un po' di mal di schiena per la partita.
E poi lo sai che abbiamo perso 3-0 dopo che ha sbagliato il rigore. È meglio se lo lasci stare. Hai detto tutto? Finito? L'importante tanto era partecipare, no? A proposito, la mamma non ha detto che tornava presto? Forse ha avuto un contrattempo. Ah, contrattempo? Già, non ci avevo pensato. Mi scusi, ho lasciato la macchina a casa della mia amica. Non è che potrebbe chiamarmi un taxi, per cortesia? Si figuri, lei qui è la padrona. Eh no, sì, ce l'ho il cellulare, solo che non funziona. Ha capito, è morto. E non hai ancora sporto denuncia alla omicidi? Io non ce la faccio. Ci sto pensando. Torrevè pure che mi occupo io della signora. Arrivederci. Se mi dai il tempo di fare una telefonata te lo do io un passaggio. Buongiorno. Ma non ti disturbare, chiamo un taxi. Ma stai scherzando? Ma figurati, ma vieni, che per me è un piacere. Vabbè, però dovrei farla anch'io una telefonata. E dai, facciamola, dai. Grazie. Ma che... niente, adesso è occupato. Mai una volta che fosse al momento raggiungibile, no? Mai. Come si chiamava questa qui? Virginia, De Carolis Virginia, eccola qua. Virginia. Pronto? Buongiorno, il dottor Ferrero, cerco mia moglie Camilla, dovrebbe essere lì da voi. Le signore sono state trattenute in questura dalla polizia. Come trattenute dalla polizia, che vuol dire? Mi dispiace, signore, non so dirle di più. Grazie. Trattenute dalla polizia. Olivietta! Che è successo? Niente, ancora niente. Sto andando a recuperare tua figlia. Toh. La mamma è un po' in ritardo. E il papà un po' nervoso. Mi sa che stavolta litigano di brutto. Forse vuol dire che si amano ancora. Grazie. Camilla, che... Camilla! Devo andare, c'è mia moglie un po'... Scusate. Che vuoi giocare a guardia ladri? E giochiamo a guardia ladri. Camilla! Tanto ti prendo. Che non ti prendo? Di solito li tengo lì per quando mi capita di saltare il pranzo e la cena. Quello che è successo a me oggi, una fame. Virginia mi ha raccontato la vostra giornata. Ma prima che arrivasse la telefonata di Filippo, di che cosa avete parlato? Di quello di cui parlano due amiche che non si vedono da tanto tempo, la sua vita, la mia vita. Ti ha parlato anche di Simone Chiorino? Sì, ma non lo fa volentieri. Cioè, se è anche stata lei a volere la separazione, si capisce che è una cosa che le è costata molto meno, così mi è sembrato. Ti è sembrato o te l'ha detto lei? Ma noi siamo amiche dal tempo del liceo, cioè non abbiamo neanche bisogno di parlare, ci capiamo anche senza parlare. Cioè, se mentisse me ne accorgerei. Dove vai? Ma che corri? Oh, ma che diavolo succede? Porca miseria. Sai che noi eravamo inseparabili al liceo? Proprio gli opposti che si attraggono. Tipo lei più razionale e tu più creativa? No, lei la più bella e io no. Corrisponde esattamente ai parametri che piacciono agli uomini. E per le donne quali sono i parametri degli uomini? Beh, ciascuno ha i suoi, no? Basta trovare la persona giusta. Ma secondo te, io, per quale tipo di donna potrei essere giusto? Bettina? No! Il crick! Dov'è il crick? L'ha preso lei! Senza crick! Che faccio senza crick? L'attacco!
Perché non rispondi? Perché non rispondi? Non rispondi perché non c'è campo. E se non c'è campo, questo non serve a niente. Via. Così ci siamo tolti il pensiero. Almeno per oggi non mi può succedere niente di peggio. L'ombrello ce l'ha lei. Ehi, ciao Potti, amore. Ehi, c'è nessuno? Non c'è nessuno? Ma dove siete? Amore, ma che ti è successo? No, questa è la mia domanda. Che ti è successo? Vabbè, perché mi rispondi in quel modo, scusa? E beh, però almeno rispondo io. Che ce l'hai a fare questo cellulare? Quando serve non te lo porti, se te lo porti non rispondi. Hai ragione, purtroppo è morto. E non lo so, sto coso quando mi serve non funziona mai. Beh, se non lo ricarichi tu ogni tanto, è difficile che lui lo faccia da solo. Ah, ecco perché non funzionava. Ah, ecco perché. E comunque non sarà stato l'unico telefono a disposizione nel raggio di... Amore, io ho provato a chiamarti. Con un grande impegno, suppongo. Dai. E dai, su. Vabbè, dov'è Livietta? È da tua madre. Senti, se ho fatto tardi è perché ho accompagnato Virginia in questura. Quindi... Sì, lo so. Lo sai. Lo so, ti ho vista. Mi hai vista? Sì, ti ho vista. Ero venuto lì per cercarti e ti ho vista. Ti ho vista salire nella macchina di poliziotto Super più lì. A proposito, ma da quand'è che ti piace l'ebbrezza della velocità? È una novità questa, non negare. Non negare, vi ho visti. Ma tu stai scherzando? Comunque, se non era per una gomma, io vi avrei raggiunti, se non fosse stato perché ho... Vabbè, lasciamo stare, va? Scusa, tu mi hai seguita? Tu mi hai seguita e mi hai spiata? Sì, adesso io t'ho seguita e spiata. T'ho seguita e spiata, e allora? E perché? Come ti è venuto in mente di fare una roba del genere? Perché c'hai sempre qualcos'altro da fare. C'è sempre qualcosa di più importante da fare. Di più importante di noi. Amore, ma tu sei geloso. Non ci provare. Non ci provare. Troppo comodo così. Adesso io sarei quello geloso e tu non sei più in colpa. No, stavolta no. Io sarò pure geloso. Ma tu hai mentito. E se proprio devo scegliere tra Otello e coso, Iago, io preferisco Otello. Amore... Gaetano mi ha accompagnata perché è successa una disgrazia. È morto il marito di Virginia. È stato assassinato. Sei sicura che non vuoi tornare da me? Sicura, sicura? Ciao, nonna. Come vuoi. Buonanotte. Papà, perché dormi sul divano? Dormo sul divano perché è un po' più duro del letto. E alla mia schiena fa bene ogni tanto dormire sul divano. Non ci credi, eh? E fai bene. Infatti non è vero, è una bugia. Tu e la mamma avete litigato, vero? Ciao. Di brutto? Di bruttino. Ottimo! La nonna dice che se litigate vuol dire che vi amate ancora. Ah, se l'ha detto la nonna. Posso dormire con te, papà? Beh, mi sembra che hai già deciso. Dai, vieni. Non è che ti metti a russare, eh? Notte.
ancora un po'. Dove vai? Esco. È da quando aspettavo Olivietta che non dormivi sul divano. Altri tempi. Scott, attento. Ah! Grazie, eh. Ma sai una cosa? Più passa il tempo e più ti voglio bene. Ma guarda che mica scherzo, sto dicendo la verità. Questo che sarebbe il premio di consolazione? E questo perché lo dici? Perché ci credi o perché vuoi ravvivare la nostra convivenza? Beh, la nostra convivenza mi sembra già abbastanza ravvivata dalle tue stravaganze. Stravagante io? Bah, e ho detto poco. Beh, comunque è sempre meglio così piuttosto che essere ingessato come te in un doppio petto. Oh! Io li odio i doppio petto. Li odio, l'unico doppio petto che ho comprato l'ho comprato perché tu mi hai obbligato. Vedi, tu t'arrabbi, tu ti appassioni solo quando t'arrabbi o quando devi fare Otello. Ah, adesso io sarei Otello? Ah, perché ho qualche motivo per essere Otello? Senti, dai, se fai il bravo, ma proprio il bravo, io ti porto al mercatino. Ah, ho visto il sopracciglio. Sei contento? Ma perché mi è capitata proprio a me? Proprio a me mi è capitata una moglie così. Oh, così come? Pazza. Completamente pazza. Pazza di te? Poi tu considera, prima la bancarotta del padre, poi il matrimonio fallito, adesso Simone che muore. Beh, insomma, Virginia, le capitano proprio tutte a lei, eh. Poveraccia. Oh, come si dice, anche i ricchi piangono. Però c'è una cosa che non mi convince del tutto. Non è che mi riparti con il resoconto delle indagini anche qui? Dai, no, ti prego. Ma che c'entra? Dunque, Virginia aveva un livido qui. Guarda dove, qui. Qui? Qui, sì. Che vorrà dire? Ah, non lo so. Però se aveva un livido qui e se io avessi un amico commissario, lo chiederei a lui. Oh, che spiritoso. Ti piace la parte di Otello, eh? Ti piace? Sì, più di quella di Iago. È comunque un personaggio che interpreto per vivacizzare un po', per farti divertire. Beh, guarda, un'interpretazione da Oscar. Magistrale. Dove vai? Aspetta lì. Ma dove vai? Arrivo subito, un attimo solo. Arrivo, aspetta, aspetta lì. Aspetta. Mamma, questi ti starebbero bene. Perché non te li provi? Dobbiamo chiedere alla signora. Signora, potrei provarli per cortesia? Certo che li può provare. Grazie. C'è anche lo specchio. Vediamo un po' se hai detto la verità. Molto carini. Eccomi, andiamo. Ma dove eri finito? Vieni. Oh! Dai, andiamo. Che è successo? Ancora non ci posso credere. Ho trovato un multiplo di Murray. È autentico. Un Murray originale? Sì. Non so che ci faceva qui. No. Non ci posso credere. Cos'è un Murray? Murray è un grande artista. E questa? Questa è una sua opera d'arte. Ma se è bruttissimo? Come è bruttissimo? È un pane in bronzo originale, non... E poi l'ho pagato 25 euro. Sì. Ho fatto un affare, Sì. Ma se neanche si mangia? Non si mangia, ma nutre. L'arte nutre sempre. Andiamo. Filippo e Ornella. Primo figlio e prima moglie di Simone Chiorino. Queste le avete fatte al funerale? Uh-huh. Virginia e Tommaso, seconda moglie e secondo figlio. Due mogli, due figli e un patrimonio imbarazzante. Tu dici che il delitto si è consumato all'interno della cerchia familiare?
Dico che ognuna di queste persone un movente ce l'ha. Cioè? Per Virginia la causa di separazione stava andando per le lunghe, mentre con la morte di Simone entra in possesso di un consistente patrimonio. Per quanto riguarda suo figlio, Tommaso, ha dovuto rimboccarsi le maniche e trovarsi un lavoro nuovo. Beh, ma questo non credo che sia stato un problema per lui, perché gli piace molto quello che fa. Beh, d'accordo, fa il fotografo, non è che lavora in miniera, ma credimi che la sua vita è cambiata da così a così. Non credo che sia cambiata in meglio. E poi c'è Ornella, la prima moglie, che con la morte di Chiorino entra in possesso di una forte assicurazione sulla vita del marito stipulata ai tempi del loro matrimonio, oltre che una consistente fetta di eredità. E poi c'è Filippo, che non è mai andato d'accordo con il padre. Litigavano tutti i giorni. Perché si incontravano così spesso? Mm-hmm. Filippo era un dipendente di Chiorino, vice direttore della sua banca, un titolo puramente formale. Il padre non aveva nessuna stima del figlio. Quindi, insomma, in breve, tutti quanti hanno un buon movente. Però... Però che? Però Virginia io la escluderei. Perché era la tua compagna di banco? No. No, perché quando l'ho abbracciata davanti al cadavere del marito, era veramente disperata. Io ho sentito tutta la sua angoscia. Sono sicura che era sincera. Vuoi dire che posso fidarmi di questa signora? E questa chi l'ha fatta? Io personalmente. Eri al funerale e ti ho fotografata. Perché ti dispiace? No, però mi domando a cosa devo l'onore. Diciamo che non ho saputo resistere a uno sguardo così intenso. Uno sguardo? Il mio? E tu? Sì? Gaetano, c'è il questore che vuole parlarti. Sì, arrivo. Scusami un attimo, eh. No, ti seguo. Professoressa Baudino, io sono il papà di Alina, volevo ringraziarla tanto di... Salve. Io spero che non è stato un problema grande. Io sapevo che portava Radu a scuola, ha detto a me che aveva il permesso. Non si preoccupi, ma dov'è Alina adesso? È a casa con suo fratello, io davvero mi dispiace tantissimo. Adesso dico a officina che non vado più a lavorare fino a quando mia moglie non lascia ospedale. Io... Ma se poi la licenziano? Non cercherò altro lavoro, cosa devo fare? No, senta, facciamo così. Continuiamo come abbiamo fatto fino adesso, con Radu in classe. Speriamo che la preside non se ne accorga, o qualche collega spione magari. Non so cosa dire, lei è così gentile. No, senta, io ci tengo che Alina venga a scuola perché è molto brava, soprattutto nelle materie letterarie. Per cui, insomma, non mi va che perda scuola adesso che siamo alla fine del trimestre, capito? Sia tranquilla. Grazie, tantissimo. Grazie. Arrivederci, grazie. Salve. Camilla? Camilla? Virginia, che cosa ci fai qui? Beh, visto che siamo state compagne di banco, volevo vederti nelle vesti di professoressa. No, senti. Ce l'hai un minuto per me? Io ho bisogno del tuo aiuto, Camilla. Che cosa è successo? Che non ti ho detto tutta la verità. La sera in cui Simone è stato ucciso, io sono andata da lui, ma mio marito non voleva saperne del divorzio e abbiamo avuto una discussione molto accesa. E te l'ha fatto lui quel livido? No, me lo sono fatto da sola. Il problema è che gridavamo talmente tanto che un vicino di casa deve averci sentite e deve aver chiamato la polizia. E adesso il verbale è nelle mani del commissario? Sì. Camilla, ti prego, aiutami tu. Sei l'unica che possa farlo, l'unica di cui io ancora mi fidi. Io non voglio finire in prigione. Ma oddio, se dovessero finire in galera tutte le coppie che litigano, penso che in giro non ci sarebbe più nessuno, Non mi colpisce vedere la profondità di questa storia. Ancora non riesco a credere che l'abbiano ucciso, sai. Era uno dei migliori clienti della galleria. Ma tu hai mai parlato con lui di qualcosa che non riguardasse l'arte? Veramente parlava poco anche di quella, sai.
Era un tipo molto riservato, anche un po' misantropo. Che tipo di opere comprava Simone Chiorino? Lui si interessava molto di pezzi moderni. L'ultimo oggetto che ha acquistato da me era molto particolare. Un multiplo di bronzo. Un multiplo in bronzo? Sì, un multiplo di bronzo a forma di pane. Il pane di Man Ray? Esatto, ma perché interessava anche a te? No, meno. A mio marito, forse. Livia, Livietta, dimmi un po', ti piace? No. Non ti piace. Eppure per molti artisti del Novecento la possibilità di creare delle copie dette multipli era una cosa molto importante, un'idea rivoluzionaria, perché così potevano raggiungere molte più persone. E non soltanto i ricchi collezionisti. Però un ricco collezionista potrebbe anche comprarseli tutti i multipli se vuole. Potrebbe, sì, volendo potrebbe. Allora sono una collezionista anch'io. Guarda quanti multipli ho, sono tutti doppioni. Beh, così li puoi scambiare. Sì, e domani li porto a scuola così li scambio con le mie amichette. Io invece questo non lo scambio con nessuno. Virginia ha mentito per proteggersi. Se avesse detto che quella sera era stato da Simone Chiorino, sarebbe stato sospettato e questo lei non lo voleva, no? È ovvio. Ma infatti è stata incriminata per falsa testimonianza, non per omicidio. Ah, e invece l'omicidio? Per il momento non abbiamo prove. Ma l'arma del delitto l'avete trovata? No, ancora no. Però su questo mi sono fatto una mia idea, perché la cameriera dice che manca un solo oggetto dall'appartamento. Quale? Un fermacarte acquistato qualche tempo fa alla galleria di Bettina. Forse è quello l'arma che l'ha ucciso. Sì, un fermacarte in bronzo fatto a forma di pane. Oh, respira, respira. Così va meglio? Insomma. Che cosa c'è? Sono sporca in faccia? No, la tua faccia sta benissimo. Sta sempre benissimo. E ce l'ho sempre molto presente. Telefono. Rispondi. Puoi scusarmi un attimo? Sì, pronto? Ah, ciao. È Bettina. Sì, sì, me l'hanno detto, ma ci credi che non ho trovato un minuto? Io vado. Resta, resta. Dai, tardi. Grazie, sei gentile. Beh, che c'entra? Trovami un uomo a cui non farebbe piacere. Ciao. Renzo, ma cosa hai fatto? No, gli ho dato una bella pulita così. È tutta un'altra cosa, no? Insomma, ti ho raccontato come stanno le cose. Ora state a decidere cosa fare. Il generale non avrebbe avuto dubbi. Neanche io avrei avuto dubbi, papà. Quel coso è bruttissimo. E tu ha dubbi? Come stai? No, è una decisione che devi prendere tu, amore. Però ci devi pensare bene. Camilla ha ragione. È unicamente un discorso fra te e la tua coscienza. Ma che c'entra la mia coscienza adesso? Io sto a posto, sto a postissimo con la mia coscienza, anzi... Si è fatto tardi e io me ne torno a casa mia perché sono talmente stanca che mi si chiudono gli occhi. Mamma, ti fa male la gamba? No, è che non ho più 20 anni, cara mia. Un po' giù la mamma ultimamente, no? Forse è proprio l'universo femminile che è così. E il mondo delle donne a volte sa essere molto misterioso. Figurati, Aldo, è che stavo facendo un po' di ciclette.
A me comunque sembra che stai peggiorando. Ormai sei ossessionata. Vedi il crimine dovunque, anche dove non c'è. Con tante armi che esistono per compiere un delitto, mazza da baseball, motoseghe, una pentola. Una pentola. Quale sarebbe l'arma? Il mio Murray. Mi sembra molto improbabile. E se invece lo fosse? Se non lo consegni alla polizia, tu commetti un reato. Ah, io commetto un reato? Guarda che l'ho comprata regolarmente, facendo anche un ottimo affare, tra l'altro. Adesso, con tanti multipli che ci sono in giro, qual è quello incriminato? Il mio. Vabbè, ma togliti il dubbio e portalo a analizzare, no? Così, se non è il tuo, te lo restituiscono e buonanotte. Oh. Vabbè, messa così si può anche fare. Vabbè, allora domani mattina lo porto io. Dove? Alla polizia. Ma non devi andare a scuola domani? Sì, ma finisco la terza ora, quindi. Vabbè, portalo alla polizia. E una volta che l'hai portato, però, lo lasci lì e vieni a casa. Vuoi venire anche tu? No, non... Però, ecco, pure tutta sta confidenza con la polizia, non... Che... Ah, è qui, professoressa Baudio. Comodi, comodi. Le comunico il tema per la riunione di oggi pomeriggio. Definizione dei criteri di valutazione. Lo sapevo. Grazie mille. C'è una luna che mi gira le spalle all'ultimo banco. Davvero? Quell'ultimo banco? Dove? Ha capito benissimo. Ah, sì. Antonescu? Come mai stai girata? Cos'è? Stai male? Hai il raffreddore? Non stai bene, vero? No, in effetti, no, non tanto. Ha raffreddore, l'avevo capito, ha raffreddore. Antonescu, girati quando ti rivolgi ad un insegnante. Ma che traffica? Cosa c'è qui? Aspetti, preside, posso spiegarle tutto? Al posto, Marchese, non sei tu che devi spiegarmi. Ma che succede qui? Non ha capito, il bambino non è loro, cioè il bambino è il fratello di Alina. Mi dispiace, Alina. Non ci voleva, vedrai che la sospetta. Antonescu, in presidenza, col bambino! Prof, adesso che succede? Dai ragazzi, finite il compito in classe. Dottore, di qua non si passa, c'è il tappo. C'è il tappo? Ma come parli, Torre? È intasato. E vabbè, mettiamo la sirena, no? Signore, guardi che non è che si può usare la sirena perché ci sta il traffico, ci vuole un motivo. Peccato, si vede che si fa solo nei film. Siena Monza 10, abbiamo un'emergenza, usiamo i segnali. Vai, per una volta facciamo finta di stare in un film americano, eh? Dai, vai! Calma, Forza! Torre, una signora. Dai! È una signora, È una signora addormentata, però. Non ci ho messo niente. Ma che ci abbiamo di differente dalla polizia americana? Gli stipendi. Gli stipendi. Buongiorno. Sono il commissario Berardi. Ah. Camilla Baudino, salve. Domenica scorsa in questo negozio è stato acquistato un fermacarte in bronzo. Sì, a forma di pane. Eccolo. Verso mezzogiorno. Beh, passa tanta gente di qui la domenica. Ecco, ci interessa sapere la provenienza dell'oggetto. Lo riconosce? Certo. Ma se le rivelo il mio segreto professionale, poi lei si mette a ridere perché sa dove l'ho trovato? Nella spazzatura. Proprio dentro il cassonetto dei rifiuti.
E la zona se la ricorda? Certo che me la ricordo. E mi ricordo anche il cassonetto dove l'ho trovato, perché ci butto la spazzatura. È proprio dietro a casa mia, vicino a Piazza Farnese. Filippo è figlio di Ornella e Simone, che poi ha avuto Tommaso da Virginia. Non mi è chiaro cosa significhi il punto interrogativo, ma perché hai fatto quella linea tratteggiata? Perché Tommaso non è figlio di Simone Chiorino. Ma stai scherzando? È stato un errore di gioventù di Virginia. È cresciuto con Chiorino, ma non ha mai conosciuto il suo vero padre. E quindi Tommaso potrebbe avere... No, no, ha un alibi inattaccabile. La sera in cui Simone è stato ucciso era al laboratorio di stampa e lo hanno confermato almeno 3 persone. Ma procediamo. Ornella ha sempre accusato Simone di averla lasciata per Virginia con un figlio piccolo. E Filippo lavorava con il padre, che lo umiliava davanti a tutti trattandolo come un cretino. E quindi Filippo lo odiava? Sì. Dalla testimonianza risulta che Filippo l'abbia minacciato più volte. E arriviamo a Virginia. Tu hai idea del perché ti abbia mentito su suo figlio Tommaso? Ma secondo me non è esatto dire che ha mentito. Diciamo che ha omesso di dire che Tommaso era figlio suo... ma non di Simone, e credo che l'abbia fatto più che altro per abitudine, sai? Cioè? Se Tommaso è cresciuto con Simone, è logico che lo consideri come suo padre. Sì. È plausibile. Mm. Ma ti ha spiegato perché era così decisa a voler lasciare Chiorino? Beh, alle volte l'amore finisce. Soprattutto quando incontri qualcuno che ti piace di più. Ah, ho capito che cosa vuoi mettere in quel riquadro vuoto. Un amante, perché tu pensi che Virginia abbia un amante. Esatto, lo penso fortemente. E questo sarebbe per lei anche un secondo movente. Brava. Sì, ma io non credo che lei abbia un amante. Anche perché se no me l'avrebbe detto. Cioè, fra compagni di banco queste cose si dicono, si raccontano. Beh, ma non è logico, non puoi esserne certa al 100%. Chi se ne frega della logica? Non si parla di logica, ma di intuito. E il livido sul collo te l'ha spiegato la tua compagna di banco come se l'è procurato? Oh, ha detto che se l'è fatto da sola. Due costole rotte, lesione al braccio, al polso. Tutte giustificate come incidenti domestici. La verità è che Simone Chiorino la picchiava da anni. Vabbè, forse Virginia è stata bugiarda, ma fra dire una bugia e ammazzare una persona ce ne corre, eh? Ma non ti arredi mai? No. Soprattutto se è per difendere una persona a cui voglio bene. E a me mi difenderesti? A me non si dice. Non divagare. Sei sicuro che non sia io a dovermi difendere da te? Di cosa hai detto? Che tu ti difendi benissimo anche da solo. Quindi il problema non si pone. Particolarmente interessante questa pagina che stai leggendo. Non volti da mezz'ora. Ma che pensi? Temo che Virginia debba dirmi qualcosa, ma che non possa dirmela. Beh, forse la tua amica non è così innocente come vuol far credere. Ma dai, la conosco da 20 anni. Punto. Sai che il nostro corpo cambia tutte le sue cellule ogni 7 anni. Tu credi di avere a che fare con una persona che conosci, invece si cambia, Camilla, si cambia. Solo tu non cambi mai. Diffidente nei confronti dei ricchi, ieri è diffidente, sei rimasto. Vabbè, non generalizziamo adesso. E comunque la tua amica, se è così innocente, perché dovrebbe nasconderti qualcosa? È quello che vorrei sapere. Forse dovrei pedinarla. Sì. No, per il suo bene, dico. Naturalmente stai scherzando. Ma sì, certo. Sono una professoressa, non sono un commissario. Che c'entrano i commissari adesso, eh? Ho detto così per dire. Buonanotte. Buonanotte. Hai visto, Potti? La nostra pazienza è stata premiata. E adesso vediamo dove va.
tranquillo, Poti, non la perdo, non la perdo. Poti, aspettami qui, eh? Come? Ah, vuoi venire, ok? Dai, forza, andiamo. Eccoci. Guarda un po'. Quello è l'amico di Virginia. Come si chiama? Edoardo Sovena. Già. Mondo nuovo. Poti, mi sa che abbiamo visto abbastanza. Andiamo. Queste foto le ho scattate più o meno un mese fa nel canale di Messier. Ah sì, dove è affondata quella petroliera e c'è stato quel disastro ecologico. Esattamente, purtroppo. Beh, scusa, ma questo è tuo padre? Ti manca, vero? Certo che mi manca. Sai, le persone che amiamo vivono nei nostri ricordi e nelle cose belle che ci hanno lasciato. Tu devi pensare questo e andare avanti. E poi comunque hai tua madre di cui occuparti. È proprio per lei che sono preoccupato. Io lo vedo che sta male, ma appena mi avvicino e provo a parlarle, lei mi allontana. Io mi sento impotente, capisci? Sì, lo so, lo capisco, ma tu devi insistere e devi convincerla ad aprirsi. Non dimenticare che tua madre è indagata. La polizia lo sa che tuo padre la picchiava. E anche tu lo sapevi, vero? Sì, certo. E da quanto tempo andava avanti questa storia? Più o meno da quando siamo arrivati in Italia. Mio padre per 20 anni l'ha sempre rispettata. Nessuna donna è stata amata quanto mio padre ha amato mia madre, glielo assicuro. Beh, allora come mai all'improvviso è cambiato tutto? Non lo so. Io non ho mai assistito alle loro liti. Né mia madre me ne ha mai accennato. Con la sua ostinata ansia di proteggermi, lei... Ho interrotto qualcosa? No, no. Bene, io vi saluto. Grazie per la visita. Buonasera. Ciao. Ci vediamo dopo, eh? Ma Virginia ha uno scoperto da capogiro. Se vuole le posso anche dire la cifra. Mamma. La cifra la conosco già, ma quello che ha detto faccio finta di non averlo sentito. Introdursi nei conti bancari altrui è reato, anche se non è difficile ottenerli per chi lavora in banca. Vero, signor Chiarino? Ci risulta che il giorno in cui suo padre è stato ucciso avevate avuto un litigio, no? Avevo commesso un errore amministrativo. Mio padre non ammetteva errori. Per lui non ero all'altezza del posto che occupavo. Infatti ho qui la lettera di dimissioni che suo padre aveva fatto redigere per lei. E anche in questo caso è datata lo stesso giorno in cui suo padre è stato ucciso. Strana coincidenza, no? No, lei è completamente fuori strada, commissario. Mio figlio è stato con me tutta la serata e non si è mai allontanato. Neanche per un istante. È proprio come dice mia madre. Ogni venerdì io sono a cena da lei.
Ma avevo anche appuntamento con mio padre. Ma con lui mi sarei dovuto vedere il giorno dopo, soltanto che il giorno dopo era già morto. Va bene, se avrò ancora bisogno di voi vi farò chiamare. Virginia, basta con le bugie. Dimmi chi ti ha fatto quel livido. Te l'ho detto, me lo sono fatto da sola, dai. Sì, e da sola ti sei rotta anche due costole. La devi piantare di mentire. Tanto la polizia sa benissimo che Simone ti picchiava. Senti, io sono qui per aiutarti, però tu mi devi dire la verità. E devi dirmela adesso. È stato lui, mio marito. Quella sera abbiamo discusso. Abbiamo urlato. Ha cercato di picchiarmi. Ma ti giuro, quando io sono andata via da quella casa, lui era ancora vivo. E cosa è successo dopo? Cosa è successo? Sono uscita, ho fatto due passi per calmarmi un po'. E poi ho preso la macchina a Piazza Farnese. Era tardi. Non c'era nessuno in giro, non mi ha vista nessuno. Io non ce l'ho un alibi. Oltre al danno, la beffa, poi quando sono tornata alla macchina ho trovato anche la multa. Che multa? Un divieto di sosta. Evidentemente a quell'ora lavano la piazza e io non avevo visto il cartello. Quindi, oltre alla tua, potrebbero aver multato la macchina dell'assassino. Virginia, volevo dirti una cosa. Quel tuo amico, com'è che si chiama? Hai detto Edoardo Sovena, no? Sì, allora? Ti ho vista con lui oggi. Basta adesso, Camilla, veramente stai esagerando, guarda. Ma che cos'è questa, l'inquisizione? Dio. Scusami. È che sono fuori di testa ormai dopo l'incidente che ha avuto Tommaso 2 giorni fa, non capisco più niente. Scusa, che incidente? Io l'ho visto, mi è sembrato che stesse benissimo. È caduto con la sua moto. Per fortuna niente di grave, però io ho avuto tanta paura. Mi capisci, vero? Ti capisco, sì. Le preoccupazioni delle mamme. Oddio, devo andare a prendere Livietta, scusami. Vai. Ciao. Pronti? Andiamo. Dai. Oh, su, salta. Ciao. Cosa succede? Nico e Florissa domenica hanno la gara di ballo. Ma che non lo sa, prof? Si allenano giorno e notte, anche a ricreazione. Ah. E Marchese dov'è? Sta fuori, prof. Non è l'unico, eh? Marchese, scusa. Senti, tu sai se con internet c'è un modo di scoprire i veicoli che sono stati multati in questi ultimi giorni in Piazza Farnese? Con internet non so, però non so che fa il vigile urbano. Ah, perfetto, allora puoi chiedere a lui. Potere posso. Però se vado da lui perdo tempo. E se perdo tempo... Vabbè, dai, domani non ti interrogo. Facciamo una settimana. Cedo al ricatto. Cosa da non fare mai. Oh! Ciao, Camilla. Ciao. Proprio a te pensavo, volevo ringraziarti. E perché? Perché mi hai presentato un uomo straordinario. Colto, dolce, sensibile. Per non parlare del resto. È un amante meraviglioso. E che fantasia! Ah beh, la fantasia è tutto nella vita, eh? La fiducia è tutto nella vita. E Gaetano di me si fida ciecamente. Pensa che vuole che scelga l'itinerario delle vacanze anche per lui. Ma perché partite? Eh sì. E quando? Appena riesco a prenotare. Adesso ti saluto, Camilla, devo proprio andare. Ti manderò una cartolina dai mari tropicali. Ciao! Ciao. Perché non riesco a essere contenta per lei? Mi dispiace molto, sai. Per te e anche per tuo marito. Ma non te lo potrò restituire, quel pane di bronzo. Allora è quella l'arma del delitto? Nessun dubbio. Così avete l'arma, ma non l'assassino. Ma la tua compagna di banco, purtroppo, è
sempre più nei guai. Perché? Cosa c'è di nuovo? Abbiamo scoperto che Simone Chiorino aveva trovato il modo per non darle un centesimo. E Virginia ha ricevuto l'atto di comparizione in tribunale il giorno stesso in cui Simone è stato ucciso. Strana concomitanza, no? Rinuncio a capire. Ecco qua. Che cos'è? È la lista delle auto multate in Piazza Farnese la sera del delitto. Non lo so, magari c'è anche quella dell'assassino. Grazie. Controllo e ti faccio sapere appena so qualcosa. E spero di non darti brutte notizie. Perché non mi piace darti brutte notizie. Brava Lina, ce l'ha fatta venire. Sì, però mi sa tanto che non è venuta da sola. Quella borsa è un po' troppo grande per contenere un dizionario. Aia. Antonescu? Cos'hai nella borsa? Preside, io... Oh no. Aprila. Comuara. Antonescu, in presidenza, col bambino. Non piange, Drago, sta male. Preside, noi volevamo dirle che lei non se la deve prendere. Si è appena addormentato. Ah, buone notizie. L'operazione della mamma di Alina è riuscita perfettamente. Questione di qualche giorno e tornerà a casa. Nel frattempo ho deciso che Radu starà meglio qui in presidenza invece che in classe. Ma è sicura? Ma certo, qui c'è più luce, più aria, più tranquillità. E ci sono io che posso dargli un'occhiatina. È così dolce. Amore, ciao. Che faccia? Che è successo? Senti, ho una brutta notizia, ma preferisco dartela io. Sei pronta? No, però, di pure. Magari ho sentito male, perché ero in macchina e la radio non sempre... E poi a volte i giornalisti dicono una cosa e invece nemmeno... Però così è un'agonia, eh? Sì. Beh, Virginia ha confessato. Che cosa? Ha detto di essere stata lei a uccidere Simone e l'ha ammazzato col nostro pane di bronzo. Ma scusa, lei dov'è adesso? Beh, sta in prigione. E c'è rimasto anche il nostro Marre in prigione. Mi sembra cotta. Ah, sì, certo. Lei è in una posizione estremamente compromettente. Buongiorno. Buongiorno. Io non volevo ascoltare, ma tu urlavi talmente tanto che era impossibile non sentire. Allora lui. Lui chi? Filippo, è l'assassino. Calma. Per ora, dall'indagine delle multe, sappiamo solo che la macchina di Filippo... Era in Piazza Farnese la sera del delitto, sì. Esatto. Era andata a trovare il padre e con lui ha avuto una discussione accesa. Per quale motivo? Rispondo solamente davanti a una tazza di caffè. Me la sogno da stamattina. Comunque tu stavi origliando. Io? Ma che credi di farmi festa a me? Ah, stavi origliando. Perché Filippo è andato da Simone Chiorino quella notte? Perché ha commesso un errore amministrativo e il padre voleva licenziarlo. E lui l'ha ucciso. Abbassa la voce. Ma... Questo è ancora tutto da dimostrare. Sì, ma è ovvio che è così, dai. Per il momento sappiamo che Filippo ha visto il padre dopo Virginia. Risulta da allora della multa. Io l'ho sempre saputo che Virginia non era colpevole, l'ho sempre saputo. Desiderano i signori? Prego.
Un vermouth? Sì. Per me un caffè lungo con un po' di latte. Subito. Grazie. E anche dello zucchero di canna. Va bene. Che c'è? Ti brillano gli occhi quando sei contenta. Che mi brillano gli occhi, dai. È vero, ti brillano gli occhi. Vabbè, allora mi brillano gli occhi. Senti, secondo te perché Virginia si è dichiarata colpevole? Non lo so. Questo dovremmo scoprirlo. Per il momento resta ancora in stato di fermo. Ma scusa, se Simone e Filippo si sono visti, hanno pure litigato, è evidente. L'evidenza sta solo nelle prove. E per il momento prove non ne abbiamo. E poi forse la tua amica non è così innocente. Cioè? Top secret. Ah. Sì, certo. Oddio, sono io? No, ferma, ferma, è il mio. Sì? Quale agenzia? Viaggiare. Nome originale. Sì, sì, arrivo, arrivo. È destino che non riesca mai a prendere questo caffè. Ciao. Sei pronto? Banda, ciao, sono io. Ah, ciao Camille. Ciao, senti, come si chiamava quel ragazzo che era più bello di tuo cugino, col quale è scappata Virginia quando è andata a Cambridge? Sì, certo, Edoardo. Edoardo? Sovana. Sovena. Ah, sì, Sovena, non Sovana. Sei un genio, Banda, sei un genio, grazie mille, ciao, ciao. Figurati, per così poco. Su. Sta ancora dentro, è in fila. Dice che c'è la crisi, che non ci stanno soldi, poi tutti vanno in vacanza. Sospetta qualcosa? Dottore, io sono napoletano. E appunto? Non sospetta assolutamente di niente. Ora ti ricordi cosa devi fare, sì, eh? Sì. Ti ricordi bene tutto, eh? È come ti dicevo, no? Devi stare appunto. Mi dispiace, ma non sappiamo ancora con certezza se riusciremo a trovare il volo. Ah, ho capito. Comunque può accomodarsi dalla mia Ascolta collega. Ascolta una sua telefonata, signora. Sì. Grazie. L'ultima volta, guarda, sono partito. Sì. Ciao. Ma come hai fatto a sapere che ero qui? Sottovaluti i potenti mezzi della polizia. Potentissimi, direi. Hai anticipato la mia Grazie, telefonata. Arrivederci. Buonasera, sono il dottor Sovena. Buonasera. Il mio materiale è pronto. Ecco qua, Isole Chagos. Ho appena prenotato. Chagos. E ci do un'occhiata e... Ne parliamo stasera? Sì. Ciao. Sì, va bene. No, dipende, le isole. No, no. Guardi, per il momento non ho il tempo, passerò più tardi. D'accordo. Buonasera, volevo sapere... Così. Ah, vorrei prenotare lo stesso viaggio di quel signore. Senta, primo deve fare la fila, secondo non possiamo assolutamente dare nessun tipo di informazione che... Terzo, polizia. Come mai ha chiesto informazioni sul Sud America, signor Sovena? È lei che deve partire o qualcun altro? Non sono tenuto a rispondere. Conosco i miei diritti. Bene. Allora chiami il suo avvocato, perché le rischia una bella denuncia per favoreggiamento. Lei è chiaro adesso? Voleva andare al caldo e noi invece lo mandiamo al fresco. Oh, com'è andata? Abbiamo vinto! Ma allora è molto più grave di quanto pensassi, eh? Cosa?
Guarda questo, poi. Camilla, Camilla, vieni, questa sera non te la puoi perdere. Il baby pullman l'ho comprato al negozio all'angolo. Dice che era in offerta. Guarda com'è amorevole col piccolo Radu. La buon peso e l'istinto materno, fantastico. Oh, dice anche che dal momento che la mamma è convalescente ci doveva pure essere qualcuno che accompagnasse Alina e Radu a casa, no? E quando l'ho incrociata con il baby pullman in mano e le ho detto: preside, ma non le sembra di esagerare? Lo sai che cosa mi ha risposto? Che volete? Per i figli si fa di tutto. Non ci posso credere. Ma io sì. Come? Io sì. Vorrei parlare col direttore. Che devo dire? Un'amica di Virginia. Sì, un attimo. Sì? Direttore, c'è una visita per lei, un'amica di Virginia. Arrivo. Salve. Buongiorno. Prego, faccio strada. Grazie. Seguo. Immagino che sappia perché sono qui. Non sono l'amante di Virginia, sai quello che pensa. Ad ogni modo, mi dispiace molto saperla in carcere. Oh, anche a me. Soprattutto perché si è autoaccusata di un omicidio che non ha commesso. Dov'è Tommaso? È qui, vero? Mi dia l'interno 2. Mi dà solo un momento? Ma certo. C'è di là una signora che ti vuole parlare. Mandala via. È un'amica di tua madre. Hai capito quello che ti ho detto o no? Non potrai nasconderti per sempre. Che c'è? Io non voglio parlare con lei. Fai male. Non credo che tu possa vivere con un peso del genere sulla coscienza per tutta la vita. Non hai detto che vuoi aiutare tua madre. Bene, adesso è il momento di farlo, Tommaso. Quella sera mia madre era tornata a casa. All'improvviso ho sentito la porta aprire e richiudersi. E lei correre in bagno. Io ho bussato e l'ho chiesto se tutto mamma, andasse tutto bene. Tutto a posto? Sì, tesoro, lei mi ha risposto sì, che era tutto a posto. Tutto bene. Di stare tranquillo. Sono solo molto stanca. Adesso vado a letto. Bene, allora io torno a prepararmi. Ti ricordi che devo partire, vero? Sì, sì. Allora sono tornato a fare le valigie. Ma quando mi ha salutato, ho notato che aveva un grosso livido sul collo. Chiamami quando arrivi, eh. Non mi far stare in pensiero, capito? Non ti preoccupare, stai tranquilla. Ma cosa hai fatto qui? Niente. È stato ancora lui, ti ha picchiato un'altra volta. E l'ho costretta a dirmi sì, la verità. Non potevo credere che mio padre l'avesse picchiata ancora una volta. Un è di brutto anche. Ma sono anni ormai che va avanti questa storia. Io non lo sopporto più. Deve smetterla di picchiarti. Ero fuori di me. Sono andato al suo studio per affrontarlo, per insultarlo. Che ci fai qui? Cosa vuoi? Ti devo parlare. Se proprio dobbiamo parlare, non qui. Entra. Allora? Ho minacciato di denunciarlo se avesse ancora osato alzare le mani su di lei. Ti l'hai picchiata ancora una volta. Mi avevi promesso che non l'avresti più fatto. Questa volta ti denuncio. Vado dalla polizia, non la passerai, liscia. Devi smettere di farle del male, hai capito? È colpa di tua madre, la conosci. È una donna instabile e debole di nervi. Adesso si è messa in testa che vuole anche il divorzio. A me non interessava se avesse voluto o no concederle il divorzio. Quelli erano affari loro. Ma non doveva più toccarla per nessun motivo.
Chissà con chi se la fa quella puttana. Non parlare così di lei, non te lo permetto! Se non fosse una puttana non avrebbe avuto un bastardo come te. Meglio bastardo che essere tuo figlio. Ma lui mi si è avventato addosso. Mi ha piegato sulla scrivania con la forza di una bestia ferocita. Io non riuscivo più a respirare né a liberare. Sentivo le forze mancare. E capivo che lui non si sarebbe fermato. Mi sono ritrovato con fermacarte in mano. E l'ho colpito. Ho sentito la sua stretta allentarsi. L'ho visto cadere a terra. Mi sono sentito perso e sono fuggito. Un paio di giorni dopo ho avvertito un forte mal di testa e sono andato in ospedale, inventandomi un incidente con la moto. La stessa versione l'ho sostenuta con mia madre. Ma quando ho saputo che era stata indagata per omicidio, le ho detto tutta la verità. Lei mi ha implorato di stare zitto, che avrebbe risolto lei la situazione. E si è dichiarata colpevole per salvarti. Non ho potuto fare altro. Non potevo costituirmi. Le avrei spezzato il cuore più di quanto non l'avessi già fatto. L'amore di un genitore per un figlio è più forte di tutto. Anche della verità. Questa è la polizia, vero? Sono pronto. Ciao, io sono qui per una lezione sull'ecologia, e tu? Eh? Ah, già, top secret. Baci piano con Tommaso, eh? Ne ho qui altri quattro, eh? Sono bella? Bellissima e abbronzatissima. Lampada, cara. Abbiamo cambiato il programma, sai? Niente più Chagos, Giamaica. Dammi qua. Questa volta voglio lasciare un assegno da capogiro a questo negozio. Come va? Come va? Oh, ma Bettina, ma cos'è successo? Proprio io che gioco sempre con gli uomini, per una volta che mi sono innamorata. Gaetano mi ha lasciata. Ti ha lasciata, ma perché? Lo so, lui non mi ha voluto dare spiegazioni. Bettina, mi dispiace tanto. Mi sento così brutta e vecchia. Sei tu brutta e vecchia. Gli anni passano in fretta, Camilla. Basta correre più veloci. Mi sento a pezzi. Non so, lo capisco. Però mettiamola così. Quando tu sei a pezzi, sembri una top model. E quando sono a pezzi io, sono a pezzi e basta. Sei un'amica. Sì, pronto? E potrei parlare con Camilla, per favore? Pronto? Può ripetere per... non si sente, qui... Vorrei parlare con Camilla, in casa? Sì, Camilla c'è. Sono il commissario Berardi. Gliela passo? Gaetano. Per me? Pronto? Ciao, ti disturbo? No, è che... No, scusami solo un momento, era per dirti che Virginia è stata rilasciata e se vuoi rincontrarla a minuti sarà qui in questura. Vieni? Vabbè, un momento sì, posso. E quando arrivi? Ma non so, fra una ventina di minuti, mezz'ora al massimo. D'accordo, ti aspetto. D'accordo, ciao. Ciao. Ehi, mi deve parlare di Virginia. C'è anche lei in questura, voleva salutarmi... Vai allora. Mm? Mm.
fratello ha deciso di fidarsi. Fa bene a fidarsi, Otello? Era un sì o no? Sì, sì. Virginia! Lo sapevo che saresti venuta. Ciao. Insomma, quando ho saputo che la polizia sospettava di Tommaso, ho chiesto a Edoardo di mandarlo in Sud America con la fidanzata, ma ormai era troppo tardi. Vabbè, ma Tommaso avrà delle attenuanti, stai tranquilla. Si è trattato di un incidente, Ah, certo che di tutte le amiche che avevo, tu sei l'unica che mi è rimasta vicina, lo sai? Se no a che cosa servono le compagne di banco, scusa? Ma forse perché nel mio ambiente non si usa essere solidali con chi cade. Nel mio ambiente invece siamo tutti talmente a terra che siamo solidali per forza. Ma no, non è una questione di ambiente. Così ti sono stata vicina perché mi ha fatto veramente molto piacere rivederti. E anch'io devo rivedere parecchie cose nella mia vita, Ah, ma allora è lui il padre di Tommaso? No, però sarebbe potuto esserlo. Era di lui che Simone era geloso. Non poteva credere che fosse solo un carissimo amico per me. Beh, allora vai, dai, ti sta aspettando. Ah, se cerchi il tuo amico commissario non c'è, però magari fra un po' torna, Boh, non è così importante, sai? Ti ricordi quando eravamo ragazzine? Dovevo dirtelo io se ti piaceva qualcuno. Tu lo capivi sempre quando era troppo tardi. Però con mio marito l'ho capito subito, quindi... E allora tienitelo stretto. Va bene. Ciao. Ciao. Gaetano. Pronto? Sì. Un'urgenza, un'altra. Sì, sì, certo che posso venire a un altro indirizzo. Dimmi. No, non devo segnare, non ti preoccupare. Cos'è, si tratta di un ufficio? Di casa tua? Cioè, spiegami bene, vuoi che venga a casa tua? No, è che io... Ma veramente... Forse dovrei andarmene. Beh, visto che sei arrivata fino a qui, puoi pure fare un altro passo, non ti pare? È che sono in ritardo, come al solito. Non vale neanche la pena dare un appuntamento a una donna che arriva puntuale. Cosa c'è? No, niente, tutto quest'ordine. Se non va bene metto subito in disordine. No. E questo? Volevo essere certo che non mancassero per quando saresti venuta. Vieni. Avevi ragione tu. Sovena ha amato per 20 anni Virginia, ma non era il suo amante. E invece avevi ragione tu. Virginia copriva un uomo che era poi l'uomo più importante della sua vita, cioè sua figlia. Boh, io spero che il giudice gli conceda tutte le attenuanti. Deciderà di sicuro per il pretere intenzionale. Così Virginia è scagionata. Tommaso se la caverà con poco. E io e te? Che facciamo io e te? Io e te? Non siamo mica nella lista degli indagati? Sì, per complicità in indagini criminali. Ho incontrato Bettina, era disperata. L'hai lasciata senza darle neanche una spiegazione. Deve essere stato terribile per lei, La verità le avrebbe fatto ancora più male. Stavo con Bettina forse soltanto per far ingelosire un'altra. Processo inconscio, hai capito? Niente di razionale. Un'altra? Sì, insomma, stavo con Bettina perché non potevo avere l'altra. Non c'era mai Bettina nei miei pensieri. Ma lei...
l'altra. Hai capito? Sì, ho capito, un'altra. È una della polizia. Ah, ma certo, la Cremonesi. Ecco perché mi guardava sempre in cagnesco. Quello è il suo carattere. Però è lei. Non è lei. E la conosco? Non lo so. Te la descrivo se vuoi. Allora, lei è una che fa finta di starsene per conto suo, ma poi te la ritrovi sempre fra i piedi. Una grandissima ficcanaso. È brillante, ha un'opinione personale su tutto. E quando le stai vicino ti senti bene con te stesso. Ha il dono della leggerezza. E soprattutto ha due occhi fantastici. E un collo sul quale ti viene voglia di morirci sopra. Ed è la donna più attraente che abbia mai incontrato. Camilla, devo darti una brutta notizia. Credo di essermi innamorato di te. Credi, non sei sicuro? E quante volte ti sei innamorato in vita tua? Compresa questa? Una. È per quello che non sei sicuro. Forse, però, se essere innamorati significa sentirsi completamente idioti, mi sa che sono innamorato perso. Avevo voglia di farlo fin dal primo momento che ti ho vista. Non posso. Perché? Non lo so perché, ma non posso. Camilla, scusa, è colpa mia. Scusa, era il momento sbagliato. Come va? E tu? Io sto bene se tu stai bene. Vedi come sono le professoresse. Fanno finta di fare le poliziotte, le donne fatali, e poi sono solo delle professoresse. Vabbè, senti, io devo andare. Oddio, scusa. Non ti preoccupare, non ti preoccupare, faccio. Scusami, Gaetano, io devo andare. Scusa. Ci dovevo andare. Buonasera. Buonasera. Mamma. Prego. Grazie. Ma che fa? Ho prenotato in un ristorante molto romantico. Oh, meraviglioso. E visse per sempre felice nell'immensità del suo oceano. È ora di andare a dormire, no, signorino? Domani posso andare a pranzo da Benedetta? Domani è un altro giorno, si vedrà. Buonanotte, mamma. Ciao, amore. Se poi sì, chi mi ci accompagna? La mamma. Ho capito, lo chiedo a nonna. Polveri abbattute del 30% con le misure anti-inquinamento del Campidoglio. Dalla regione incentivi per rottamare i motorini. Risolto il caso Fiorino, il banchiere romano è stato ucciso dal figlio della sua seconda moglie. Sembra che il gesto sia da attribuire a legittima difesa. L'indagine è stata condotta dal vicequestore Gaetano Berardi, che ha rilasciato una breve dichiarazione. Come siete arrivati a scoprire che Tommaso Fiorino era il vero colpevole? Quando avete avuto i primi sospetti? Purtroppo il segreto istruttorio non mi permette di raccontare esattamente come sono andate le cose, ma quello che voglio dire è che siamo riusciti a sapere la verità grazie soprattutto a una fonte preziosa, a cui va il mio saluto e il mio ringraziamento speciale. E di chi si tratta? Come ho già detto, non posso rivelare il suo nome.
A poter contare sul contributo e il senso civico dei cittadini è un grandissimo aiuto per le forze di polizia. Malgrado l'insistenza dei giornalisti, il vicequestore non ha voluto rivelare bene il nome di questo cittadino che con un profondo... Il caso è chiuso, no? Ma credi sì. Alla risoluzione del caso. Come direi io? No, cioè, sì. Sì, è chiuso. Sì. Bene, posso cambiare canale allora? Oh, per me puoi anche spegnere, guarda. Ecco. Ma dai, che siamo la coppia più bella del mondo. Bonnie e Clyde. Dante e Beatrice. Ginger e Fred. Giulietta e Romeo. Olivia e Braccio di Ferro. Paola e Francesca. E Vacante Diabolica. Renzo e Lucia. Renzo e Camilla. Ma quelli siamo noi. E appunto, chi ci ammazza noi? Chi ci ammazza noi? Chi ci ammazza noi? Camilla, era un modo di dire...